metodo che utilizzate in questo spettacolo è il metodo che adoperiamo da forse 26-27 anni. Io e Carlo Cercello, che è il regista di Tempo di Seconda Mano, cioè è una presenza costante per tutto il periodo delle prove, soprattutto in presenza degli attori. Essendo già il testo qualcosa di enciclopedico, no? È una materia, è un vero e proprio catalogo, io ho dovuto affrontare la magnifica classe morta dei sinfonisti e dei neoclassici russi, Stravinsky, Mussorgsky, capeggiati chiaramente in questo caso da Tchaikovsky, perché la stessa Alexievich cita il dettaglio di questo Lago dei Cigni, che il regime invitava i mezzi di comunicazione a far sentire, a far ascoltare. Ho isolato, come se avessi pescato con dei buchetti nel ghiaccio, questi frammenti, queste frasi, queste vere e proprie monadi sonore. C'è la frase della Promenade dai quadri di esposizione di Mussorgsky. Quella si sente parecchie volte, diventa quasi un'ossessione, però intanto la colleghi ad alcune azioni, no, dei personaggi, e quindi ti portano, alcune volte hanno una funzione ipnotica. Buia sera, neve bianca, che bufera sulla terra. C'è questa canzone un po' espressionista, un po' ruvida, ecco, no? Corrosiva, un po' la Brecht. Brecht che anche in questo caso spunta, perché tu lo cacci dalla porta e lui rientra dalla finestra, ma nessuna intenzione di cacciarlo, per me è un riferimento perenne. Per la sorte, proprio per la sua funzione, proprio di drammaturgo musicale. La cosa che dicevo prima del riconoscimento, della riconoscibilità dei frammenti sonori è tipicamente del pensiero brechtiano. Trattato dai proiettili risparmiato, or di sangue, col bere.